Radio Toscana presenta Easy Metal. Una puntata particolare, quella di oggi, lunedì 18 gennaio 1993, per Easy Metal. Abbiamo con noi Luigi Pestelli, un giornalista musicale, fondatore della fanzine Escape, uno dei massimi punti di riferimento in Italia per l'AOR, comunque per la musica rock abbastanza commerciale. Collaboratore inoltre del giornale londinese Boulevard e della pubblicazione belga Rock Report, quindi un luminare in Italia, definiamolo così, un personaggio che conosce molto bene la scena AOR. E oggi è venuto a trovarci e appunto parliamo con lui di questa scena AOR mondiale, e ci ha portato anche una lista di 10 dischi, quella che poi lui ha diffuso nelle sue collaborazioni, come i 10 dischi più interessanti dell'anno. E cominciamo ad analizzare questa classifica appunto con il contributo di Luigi Pestelli, e al decimo posto c'è il disco di Robin Beck, Human Instinct. Robin Beck è salito alla ribalta anche, come ci facevamo giustamente notare, per aver realizzato lo spot di una industria di bibite, diciamo, la Coca-Cola, tanto la pubblicità non ci interessa. Quindi un disco, questo, direi interessante. Sì, è il secondo album di questa artista americana. È molto interessante, in quanto l'ho inserita al numero 10, in quanto tra l'altro partecipano artisti quali Glenn Blatnick, molto conosciuto cantautore americano anche lui, e Dan Huff, un session man molto famoso negli Stati Uniti, è praticamente conosciuto per la sua appartenenza al gruppo Giant. Dall'LP Human Instinct di Robin Beck ci ascoltiamo Love Yourself. Posto di questa classifica c'è Mitch Malloy, un artista piuttosto interessante che ha realizzato questo LP che si chiama con il suo nome, Mitch Malloy.
Mitch Malone è un cantautore statunitense, questo è il suo primo album, ha avuto già un discreto successo in America, entrando con diversi singoli nella classifica 45 giri americana. Da questo LP di Mitch Malone ci ascoltiamo Stranded in the Middle of Nowhere. Proseguiamo in questa classifica di Luigi Pestelli relativa ai migliori album del 92, con quello che riguarda l'AOR della musica da FM, con un altro cantautore, vale a dire Stan Meisner, autore di un LP che è uscito da poco in Italia, che io ho recensito peraltro su Flash. Devo dire, non mi ha impressionato moltissimo, l'ho definito musica troppo commerciale, però chiaramente negli Stati Uniti, l'ho scritto anche nel mio pezzo su Flash, questa musica va per la maggiore, quindi Meisner è destinato a una fulgida carriera se azzeccherà, come sempre dico, alcuni singoli di successo. Tra questi singoli sicuramente metterei If It Takes All Night, che è il singolo che ho scelto, e contrariamente a te invece questo album mi piace molto, mi piace Massimiliano a contraddirti, ma lo ritengo sicuramente tra i migliori dischi usciti quest'anno. Il pezzo quindi l'ha già annunciato Luigi, è If It Takes All Night. We're
altro esordio rilevante quest'anno, la posizione numero 7 per quello che riguarda i canadesi Arem Scarem, autori dell'LP omonimo che dal quale ci ascoltiamo Don't Give Your Heart Away, che è una ballad praticamente. Sì, molto, molto bello questo album, che ha avuto ottime recensioni ovunque, in Inghilterra, negli Stati Uniti, è un gruppo canadese emergente. Al sesto posto di questa lista dei top 10 album migliori per quello che riguarda il 92 c'è un po' l'idolo di Luigi Pestelli e di molti adolescenti o ex adolescenti statunitensi, Peter Cetera, o Peter Cetera come si vuole definire, ex leader dei Chicago oppure attuale leader dei Chicago, come vogliamo definirlo? Ex leader, purtroppo. Ho sofferto molto per la partenza di Peter Cetera, che ha dato una sonorità precisa ai Chicago e mi dispiace molto, però vedo che ha molto successo anche negli Stati Uniti, i suoi singoli sono sempre programmati nelle radio americane, quindi secondo me ha fatto la scelta giusta alla fine. Da questo LP che si intitola World Falling Down ci ascoltiamo un pezzo, un duetto con Chaka Khan, un'artista molto conosciuta in Stati Uniti ma anche da qui da noi, e il titolo è Feels Like Heaven. All alone in the dark, I face my fears, that no other heart would come to mine. Ooh. At first when you found me, it took me a while till I realized why. I'm
Easy Metal si ferma per un attimo, restate con noi dopo alcuni annunci pubblicitari. Riprendiamo Easy Metal di oggi, lunedì 18 gennaio 1993, in compagnia di Luigi Pestelli, giornalista musicale, fondatore della fanzine Escape, collaboratore del giornale londinese Boulevard e della pubblicazione belga Rock Report, quindi una testimonianza autorevole per quello che riguarda il fenomeno AOR, musica rock commerciale, come l'abbiamo definita in apertura di programma. Siamo arrivati adesso alla quinta posizione di questa ideale graduatoria che mette in fila i 10 dischi migliori, secondo appunto Luigi Pestelli, di quest'annata che si è conclusa da poco, e siamo arrivati ad un altro gruppo canadese. I gruppi canadesi sono presenti in maniera massiccia in questa graduatoria, e parliamo dei Wall of Silence, autori nell'anno che si è appena concluso di un LP dal titolo Shock to the System. Sì, quest'anno molti gruppi canadesi sono usciti, non tutti sono validi come sono stati Wall of Silence e gli Arens Karen. Comunque direi che è stata una buona annata per questo, perché sono uscite canadesi quest'anno. La testimonianza di Wall of Silence è Edge of Heartbreak. Al quarto posto di questa graduatoria c'è un gruppo che emula in linea di massima gli idoli, come dicevo prima, di Luigi Pestelli, che sono in Chicago, vale a dire i Planet Three. La similitudine con i Chicago è particolarmente evidente in questo brano, che è tratto dalla colonna sonora, tra l'altro, di Navy Seals, un film che non ha avuto molto successo, molta programmazione qui in Italia. Pezzo, sentirete molte somiglianze ai pezzi più famosi del gruppo americano dei Chicago. Quindi ascoltiamocelo, Planet Three, I Don't Want to Say Goodnight. Speaks your mind.
terzo posto della graduatoria di Luigi Pistelli, ma mi trova pienamente d'accordo, sono i The Brave, gruppo esordiente quest'anno con un LP, Battle Cries, che ha raggiunto davvero una grossa notorietà. Gruppo che si caratterizza, oltre che per le sonorità molto edulcorate, ma abbastanza interessanti, anzi molto interessanti, anche per la produzione di John e Dino Elefante, che sono due luminari per quello che riguarda il Christian rock, il rock dalle matrici cristiane, quindi contesti prettamente religiosi. Sì, ha perfettamente ragione. Questo è l'unico album che ho inserito nella mia classifica degli album Christian che sono usciti quest'anno. Il pezzo che ho scelto è in versione mix, cioè sono state tolte la batteria. Pezzo molto particolare. All Together Now, che in sede di recensione avevo detto molto tranquillo, molto leggero, la versione mix davvero ne esalta le potenziali e potenzialità radiofoniche, e quindi ascoltiamocelo. Veniamo al vertice di questa graduatoria, così vogliamo definirla. Al secondo posto, forse è un disco, a mio avviso,
più interessante per quello che riguarda il l'AOR e la musica da FM, e sono gli Unruly Child, autori di un disco veramente interessante e omonimo. Sicuramente l'album più bello, fino a che non è uscita appunto la raccolta dei giorni che poi, di cui poi parleremo. McFree e compagni hanno registrato un album molto bello, e adesso però pare che gli Unruly Child si siano sciolti o comunque McFree abbia intrapreso una carriera solista. A questo proposito bisogna segnalare, utilizziamo anche tutta l'esperienza e la conoscenza di Luigi Pistelli, sono in procinto di uscire molti dischi interessanti per questo, quanto riguarda questi grandi personaggi dell'AOR, tipo un nome su tutti, Jeff Cannata, autore a mio avviso dell'LP AOR forse più bello, quell'Images of Forever dell'86, se non vado errato, sì. Veramente stupendo. Sì, infatti questi artisti come Stan Bush, Jeff Cannata, come McFree stesso, hanno firmato per il giornale con cui io collaboro, Boulevard, che ha fondato una nuova etichetta discografica che si chiama Now and Then. Ci sarà anche James Christian, l'ex cantante dei House of Lords, e ci saranno comunque, c'è anche Jeff Peris, un noto artista americano molto conosciuto. Quindi davvero una fucina di talenti interessante, e come ci ha assicurato lo stesso Luigi, la nostra emittente sarà una delle prime a sapere e a venire in possesso dei demo che anticiperanno l'uscita di questi LP. Certamente. Benissimo, il pezzo che ci ascoltiamo è il più bello dell'anno, su questo non ci sono dubbi, e il titolo è On the Rise.
Chiudo idealmente questa gradatoria realizzata da Luigi Pestelli, il giornalista musicale, come abbiamo detto più di una volta, la raccolta che è uscita recentemente, dei giorni che sono il gruppo forse capostipite di quanto poi è stato realizzato successivamente per quello che riguarda l'AOR e la musica appunto da FM, che negli Stati Uniti, lo ricordiamo e l'ho detto più di una volta, viene ascoltata soprattutto negli spostamenti di lungo raggio, quando la tua strada è liberamente fare 100 km, una cosa normalissima. Quindi questa musica, diciamo, concilia i trasferimenti, così dicono. E quindi, certo, i giorni hanno realizzato, ovvero questo, hanno proposto sul mercato, forse più che loro, la casa discografica, questo box contenente 3 CD, nel quale appunto che raccoglie in linea di massima tutta la loro produzione. Mi sembra giusto quello che sta dicendo. Aggiungo inoltre che è un doveroso tributo alla carriera dei giorni. Sono 3 CD, 55 pezzi, di cui 11 inediti, e speriamo che i giorni si riformino presto, anche se ho i miei dubbi. Sì, pare appunto che il cantante Steve Perry abbia dei problemi. Sì, dei problemi, pare, dovuti all'alcol, ma non sappiamo di più. Tra l'altro, tra questi pezzi inediti ce ne sono due che sono stati riregistrati da Jonathan Kane e Neil Sean, che sono il chitarrista e il tastierista. Non c'è la voce Steve Perry, e questo purtroppo è un gran brutto segno. Quindi un segnale vero, inequivocabile, del momento che sta attraversando questo cantante, che sicuramente ha fatto molto per la causa della musica che ascoltiamo più volentieri. È stato molto difficile scegliere il brano migliore, però poi abbiamo stabilito che il brano da far ascoltare, visto che fra l'altro i giorni non sono stati mai programmati per adesso in Easy Metal, è stato Separate Ways. Perché questa scelta? Beh, lo ritengo il brano AOR per eccellenza, sicuramente. È un brano bellissimo, le tastiere sono suonate benissimo da Jonathan Kane, la chitarra in evidenza, direi, ripeto, è il brano AOR per eccellenza, quindi mi sembrava doveroso inserirlo al primo posto, sia come brano, anche se è un brano vecchio, ormai ha quasi 10 anni, e è al primo posto appunto il doveroso tributo ai giorni. Quindi ci ascoltiamo Separate Ways, sono i giorni.
questo pezzo dei giorni veramente stupendo si chiude anche questo appuntamento con Easy Metal per quanto riguarda oggi lunedì 18 gennaio 1993. Passiamo a Paluzzi che ha condotto in studio e con lui Luigi Pestelli, come ripeto, giornalista musicale, fondatore della fanzine Escape, uno dei massimi esponenti in Italia per quello che riguarda l'AOR e la musica da FM, collaboratore fra l'altro del giornale londinese Boulevard e della pubblicazione belga Rock Report. Vi salutano, vi rimandano al prossimo appuntamento con la musica heavy, ma soft, nella sua versione più soft, a giovedì 21 gennaio, come di consueto, sarà Franco Michelotti a curare questa trasmissione. Quindi un saluto a Luigi Pestelli, lo ringraziamo di essere intervenuto. Grazie a voi, arrivederci.